Glitterini e amici del canale, benvenuti in un nuovo video, io sono Lilla. Oggi un'apertura super gigantesca, credo che ci sia sicuramente qualcosa che vi piacerà ed è dedicata agli animaletti profumati Yeno, super pucci e poi all'Happy Place. Come potete vedere dietro ho la mia casa e ho un'edizione dedicata alla Disney, quindi spero tanto di trovare delle miniature tipo di Belle o di qualche principessa che amo. Voglio cominciare subito dal pacchetto della Disney, ma vi ricordo che se amate le foto, seguirmi su Instagram vi divertirà un sacco perché ultimamente sto facendo un sacco di playset con le bambole e le sto postando su Instagram, quindi andate su Instagram LillaYT e seguitemi! E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella, così avrete sempre le notifiche e potrete venire ad urlare primo, prima! A prescindere che voi siate primi o no, perché per me siete tutti primi nel mio cuore. Allora, la ragione per cui sto facendo questo video così lungo è perché so che tanti sono sotto la neve e magari si possono annoiare. Se sentirete, proprio per lo stesso motivo dei tonfi, è il mio vicino di casa che sta cercando di togliere la neve che non ha tolto mentre io l'ho già spalata. Andiamo ad aprire queste che sono dedicate all'Happy Place, quindi alla mia casetta che si trova lì per Toys tranquillamente, e guardate, è a forma di libro gigante ed è bellissima. Allora, wow, sono le decorazioni dedicate a Belle. Ta-da! Il libro si apre così, proprio come il libro che conosciamo del film. Si apre così, oh che carina. Questo è il primo pezzo, questi pezzi sono bellissimi perché possono essere attaccati alla casa, quindi può venirvi fuori una casa gigante, quindi questi sono super utili. All'interno di questa scatola ci sono, come sempre, troverete tre sorprese da aprire, più c'è un booklet e ci sono tutti i personaggi che potete trovare. No, che bello sarebbe trovare Belle e la sua bestia. Guardate, questa è la collezione Cinderella. E qua ci sono le cose dedicate a Mickey Mouse e Minnie Mouse. E guardate per esempio questo, se non è la delizia, la jar di biscotti. Allora, primo, sembra vuoto. Ah no, c'è una cosa super minuscola. Come mi piacciono le miniature, ragazzi. Proprio io vorrei che il mondo fosse in miniatura, così io potrei riuscire ad arrivare tranquillamente allo scaffale dei biscotti, essendo un piccolina. No! Wow! Una mela! No, ragazzi, mi servivano troppo le miniature delle mele. Fantastico! E vado a metterlo in cucina. Chissà se è tematico ed esce tutto di Biancaneve. No! Altre mele! Non posso crederci! L'ultima busta, come potete notare, è più cicciotta. A questo punto, secondo me, è qualcosa che contiene le mele, perché normalmente sono tematici. No! Ragazzi, quanto è bello! È un porta mele, porta frutta, ma sembra fatto di cristallo. Do, con le rose, bellissimo. Vabbè, ma io non ci voglio credere. Approvato al 1000 per 1000 e lo metto qua in soggiorno per adesso, ma potete metterlo dove volete. E metto le mie mele, ticchete e tac, così le ragazze possono mangiare cibi sani. Bellissimo. Andiamo avanti, voglio aprire l'altra scatola. Ovviamente chi chiederà dove l'hai comprato, visto che prima ho spiegato dove si trova l'Happy Place, eccetera. Noi andremo a scrivergli pannocchia, perché è una pannocchietta. Ok, si apre esattamente nella stessa maniera. Tra l'altro, secondo me questo lo potete tenere per tenere i vostri segreti. E andiamo a vedere cosa nasconde qua dentro. Sì! Allora, questo ha, per la prima volta ho le texture uguali, quindi posso fare una bella mattonellata. Mi raccomando, se adorate anche voi la Disney e gli Shopkins, lasciate like al video. Allora, così io capisco che questo è un piatto Disney. Wow. No!
Ragazzi, non ci credo. Sopra c'è una rosa e c'è anche la bestia. E poi c'è il burro. Non ci voglio credere quanto è bella questa miniatura. Appunto, ho capito che ci sarà qualcosa di tematico. E andiamo ad aprire, andiamo ad aprire. Wow, la fetta di pane marchiata Disney da mettere sul mio piattino. Ho nascosto e vediamo un po', c'è qualcosa di bello ciccio. È bello ciccio qua il risultato. Vediamo un po'. No! Qui c'è il vassoio a rosa. Quindi tutto tema rosa, tutto tema bella e la bestia. E qua c'è il burro. E manca lo stesso quadratino che vedete su queste fette. È geniale! Ecco qui, vado a chiudere. Sopra c'è questa rosa. E tra l'altro io nella casa ho il coltello del burro che è lì. Quindi ragazzi, se trovate questi Happy Place della Disney, comprateli perché sono il top secondo me, ma ovviamente voglio sapere anche da voi se vi piacciono. Andiamo avanti e apro un Pick Me Pops perché voglio sapere se all'interno c'è qualcosa di raro. Come sapete sto facendo la collezione, i Pick Me Pops sono questi animaletti tutti super profumosi. Il mio preferito fino adesso è uno squalo. Si apre come una LOL, quindi andiamo ad abbassare qui. Ed ottengo questo lollipop giallo. Ragazzi, esce un profumo già pazzesco e qui si vedono tutte le mie sorprese. Continuo a sbucciare. Io sento odore di anguria, ragazzi. Chissà se ci ho azzeccato. Io sento odore di anguria. Facciamogli fare pop e andiamo a vedere che cosa contiene. Dunque, per prima cosa troverete una base per tenere il vostro lollipop sempre in piedi. Io questa l'ho fregata da un lollipop precedente e vi lascio il link in descrizione per vedere cos'altro ho trovato. E poi ho 1, 2, 3, 4, 5 bustine. Vado ad aprire questo. In questa bustina ci dovrebbe essere il laccetto per portare i vostri animali sempre con voi, attaccati allo zaino, al collo, dove volete. Ma io lo userò come portachiavi, ve lo dico molto sinceramente. Ed eccolo qui, bello giallo dedicato alla banana. Ovviamente sono tutti super pucciosi e questo è veramente kawaii. E qui potete attaccare le chiavi o i vostri pupazzetti. Ok, non sono più sicura. Ora sento tipo odore di ananas. Non lo so, o è anguria o è ananas. Comunque è una cosa fruttata, quindi non sarà cioccolato. Allora, andiamo a tagliare. E guardiamo un po' che cosa esce. Sì, frutti tropicali forse. Ecco qui cosa c'è. C'è il limone, c'è un ananas, quindi un po' ci avevo azzeccato. Questi sono gli stickers che rappresentano i pupazzi che andremo a trovare. All'interno di questo c'è anche la nostra piccola guida, che però io non apro, altrimenti mi rovino la sorpresa. Curiosiamo ancora e trovo due carte d'identità bellissime, due letterine Pick Me Pops con... ecco qua gli animaletti che troverò. Questa mi sembra una giraffina. E qui abbiamo il nostro The Parrot, quindi un pappagallino con l'ananas in mano. Che carino! E questo è... no, The Pony, quindi è un pony, non è una zebra come pensavo io. Tu sei il pony, l'unico pony per me. You are a totally tweet hearts. Dai, che io tradurrei con tipo un cuore twittoso dolce. Andiamo al pacchetto che forse è uno tra i miei preferiti. E andiamo ad aprire e troviamo... sì! Oh, che bello! Ho trovato un uccellino! Guardate il parrot con le ali di colori diversi, la faccia troppo pucciosa. Anche lui mi sembra che profumi, non so se è perché è tutto profumoso. Comunque questo già lo potete attaccare al vostro gancetto e potete fare tipo una sorta di mega collanona oppure attaccarlo allo zaino.
siamo arrivati al momento super pucci, ultra pucci, l'apertura dei nostri animaletti. Io vado con questo che è cucicciotto e andiamo a vedere. Che profumo che esce! Oh no! Cos'è questa tenerezza? Oh, guardate! Sembra una salsicciotta di pony. I colori sono pazzeschi e la morbidezza è paurosa, veramente super carino. E questo è un pony, ha la faccia un po' schiaccellata, secondo me dovete rianimarlo. All'interno ci sono praticamente come i semini di lavanda, avete presente quando ci sono le cose morbide ma dentro ci sono i semini? Così andiamo a scoprire cosa c'è qua dentro. No, oh, che bella questa fantasia, è super tropical e guardate l'espressione. Poi ha questa bellissima, bellissimo ciuffetto super morbido e questo è l'uccellino. Bello, bellissimo. Li metto qui, faccio spazio perché voglio dare un amico un po' speciale a questi due animaletti e sono i Surprise Mars. Allora, questa è una serie che io non avevo mai visto, me l'ha presa mio padre in un supermercato americano e costava pochissimo, mi ha detto, serie 6, quindi immagino che praticamente questo sia una delle serie che ormai in America stanno svendendo perché l'ha pagato tipo ai saldi. E all'interno ci sono questi pupazzetti che sono super carini, ma io quando ho visto l'orsacchiotto e soprattutto questo cricetino devo dire che sono impazzita, non vorrei trovare la farfalla. Vediamo se sono fortunata o no. Mentre stavo cercando di aprirlo ho scoperto che qua ci sono due buchi, quindi un pochino i colori degli animaletti dentro li potete beccare. La pallina è bellissima, tutta marmorizzata, fantastica, tappete. Oh, no, non è possibile. Il cricetino. Ma veramente? No, questa è fortuna nera. Guardate gli occhi. Sono come gli occhi che adoro dei Thai. E qui c'è anche un... Sì, sono come tipo i Thai. Allora, bellissimo. Almeno io li chiamo Thai. Ed è Shelby Guinea Pig. È un porcellino della Guinea. Scusami, non sei un normalissimo roditore. E il 15 dicembre è il suo compleanno e il suo colore preferito è il rosso mattone. Lui ama mangiare vegetariano. No, ma quanto è bello! Morbidissimo, è una sensazione diversa da questo. Sono tutte e due morbidi, ma sono diversi. Sembrano un po' degli Tsum Tsum, vero? Sono un incrocio fra lo Tsum Tsum e il Thai. E adesso a furia di coccolarlo, profuma di ananas. Ultima cosa che voglio fare è vedere il grado di rarità dei miei Pygmy Pop. Allora, per quanto riguarda Picky the Parrot e Cloppy the Pony, Cloppy come Cloppete Cloppete, sono comuni ma sono altrettanto deliziosi secondo me. Il gusto è di frutta tropicale, amo. Ragazzi, io mi fermo qui, ma se avete delle richieste, dei commenti, mi raccomando, usate lo spazio qua sotto. Io vi saluto, ma prima vi stritolo di affetto. Ciao, ciao, ciao!